Online nasce quasi 20 anni fa, nel 1996, ed è il prodotto di un progetto della Regione Piemonte che si chiamava Prior, al quale parteciparono l'allora Laboratorio di Sanità Pubblica della ASL TO5 e la sezione medico-epidemiologica della stessa ASL. MATLINE mette in relazione l'agente cancerogeno, le sue sedi tumorali, i comparti lavorativi e le aziende. Il primo e più importante fine di questo strumento è quello di aiutare gli operatori della prevenzione a pianificare interventi di igiene industriale sulla base di priorità, ovvero a conoscere il comparto ove il rischio cancerogeno è maggiore. Nel contempo, il collegamento con l'archivio ditte permette di conoscerne la distribuzione sul territorio. MATLINE è nata su carta, poi è passata su un foglio Excel ed infine, circa una decina di anni fa, è diventata una banca dati consultabile online, gratuitamente. È aggiornata continuamente sia nella modalità di consultazione sia nei contenuti. Oggi contiene più di 600 agenti cancerogeni, ogni agente collegato a più lavorazioni. Sono più di 7.000 le combinazioni agente chimico-lavorazioni. Le fonti da cui attinge sono bibliografiche, in particolare i dati sull'uso derivano quasi esclusivamente dalle monografie IARC, ovvero dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. I più importanti aggiornamenti di questi ultimi anni sono stati l'introduzione del collegamento con il regolamento europeo REACH, l'organo bersaglio anche per gli agenti classificati in classe 2A dalla IARC e l'inserimento di dati di validazione sul campo. Adesso nei video successivi potete vedere come fare una ricerca in banca dati e come contribuire alla validazione della matrice.